Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Fresco di Daytona, uscito relativamente da poco, venerdì, ma soprattutto anche a breve distanza dall'ultimo singolo, Sottoterra Vuoto. C'è anche stato un video ufficiale, io ho reactato entrambe le cose, trovate il link in descrizione insieme al mio Instagram, tutti i social, le playlist, mi raccomando seguitemi ovunque e soprattutto recuperate la reaction se non l'avete vista perché merita molto. Sta abbastanza attivo, o almeno così sembra, perché se andiamo a vedere prima di Sottoterra Vuoto non droppava, anzi è completamente sparito per 4-5 mesi. Adesso sembra essere tornato focused sulla musica. Tra l'altro, dopo questo periodo di pausa che si prese, tornò droppando sul suo Instagram uno snippet di una sua canzone che, indovinate un po', era proprio Fresco. Io infatti, quando aveva annunciato Sottoterra Vuoto, io ero convinto che si trattasse di quello snippet lì, ma invece era totalmente un'altra canzone. Ma adesso è uscito anche questo snippet nella sua versione completa e devo dire che già da allora sembrava un sacco promettente, quindi c'ho molto hype perché secondo me potrebbe essere a tutti gli effetti una bomba. Che sia anche vicino un album o un progetto, io lo spero davvero tanto. Questo è già il secondo singolo di fila, diciamo che se droppa il terzo si potrebbe incominciare ad accendere una piccola spia, perché come ben sapete o comunque avete avuto modo di vedere anche col passare degli anni, ogni volta che un artista droppa in genere 2-3 singoli è quasi sempre vicino poi l'uscita o l'annuncio di un progetto ufficiale. Che dire, io lo aspetto dal 2018 più o meno, da quando ho scoperto Daytona, quindi sarei davvero curioso anche di sentire questo. Per il momento accontentiamoci di questo singolo e ascoltiamolo. Mio Drago suona ciaccia, sai che ti fumo come Zezio Zaza. Okay. Tutto questo è il mio blocco, il mio blocco. Okay. Fresco, anche se mi vogliono in una scena. Come sta Fresco? Scorgo acqua dalla mia bocca, una sorgente. Non miro, casca una bomba addosso. Sei solo un escassi, sei fresco. Dicono che sono fresco, troppa fresca. Non ci penso, bello non il flow. Pugna come una pazza, come un pazzo. Con quelle due palle a fianco, sembri un cazzo. Non servono soldi ai miei amici, non servono i tuoi consigli. Sei solo un mimo, solo un meme. Il mio Drago suona ciaccia. Fresco, mamma mia, già mi è entrata in testa. Al fresco. Senti tic, 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 no, no, no. Siamo dentro il suo PC, sul suo indirizzo IP. Signori, ormai inutile dirlo, l'ho aggiunto già alla playlist, la trovate in descrizione. Veramente una hit. Lo snippet prometteva bene e la canzone effettivamente è davvero una bomba. Facciamo già qualche piccolo paragone magari con Sottoterra Vuoto. Sicuramente molto meno musicale, nel senso che lì c'era un bel autotune che la facesse anche proprio suonare bene. Anche il mood del pezzo era un pochino diverso. Qui Daytona è un po' più incazzato, è una canzone un po' più hard, 2 minuti, giusto un paio di ritornelli e 16 barre, e devo dire che ha demolito tutto. Mi piace tantissimo il flow che usa nel ritornello, proprio il modo in cui pronuncia le parole, perché le fa suonare tutte bene. E beh, questa è un'ulteriore conferma di quanto questo ragazzo sia davvero forte e di quanto abbia tutte le carte in regola per essere il futuro, anche in un certo senso un nuovo volto, un nuovo esponente della trap in Italia. La produzione è stata fatta da Back on the Night, che a questo giro ha droppato un carino beat. Diciamo che forse non ti impressiona molto perché qui è proprio Daytona che è forte, magari al contrario di Sottoterra Vuoto, dove lì svolgeva più una funzione di accompagnamento. Tra l'altro di quella canzone è uscita anche una versione acustica molto bella sul profilo di Daytona, nel caso in cui ve la foste persi. E niente, insomma, io come già vi ho detto prima aspetto tantissimo un album di Daytona, perché comunque in questi anni lui ha dimostrato di essere forte, di riuscire anche a variare molto nel suo sound, e sarei proprio curioso di sentirlo in un progetto in cui ti raggruppa boom 10-15 tracce, anche proprio per vedere come se la cava e se insomma è in grado di riuscire a dare anche vita ad un progetto un po' più complesso, che può essere un album o un EP, ma in generale il non droppare un singolo al mese. Per il resto non so dirvi se magari, così come è stato per Sottoterra Vuoto, uscirà un video ufficiale, perché lui non ha annunciato nulla, non ha svelato nulla, insomma non ha fatto capire nulla, quindi non so se ora l'ha fatto perché non è magari ancora pronto o proprio perché l'ha pensato come singolo da buttare fuori e basta. Vabbè ragazzi, insomma non so che altro dire, sarà una reaction un po' Fast and Furious probabilmente. Ci avviciniamo a una settimana piena di musica, tra l'altro il primo maggio esce Urania di Glason, il 4 esce il disco di Tony e poi sicuramente un'altra marea di uscite che ora non mi vengono neanche in mente, quindi preparatevi perché sicuramente sarà un periodo bello intenso. Voi cosa ne pensate della canzone? Vi è piaciuta? La preferite a Sottoterra Vuoto?
foto, vi piace questo sound di Daytona, siete in hype per un suo album, fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina per non perdervi altri video, altre reaction e tutto quello che carico qui sopra. Come sempre in descrizione trovate i miei link per i social, quelli delle playlist, mi raccomando seguitemi un po' ovunque, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.